Ciao a tutti, io sono Dato, benvenuti al mio canale. Che Gran Premio di Singapore! Che Gran Premio di Singapore! È stato come le Langhe, l'ultimo sopravvissuto, fino all'ultimo, perché ne sono uscite quasi 8 macchine sono uscite, fra muri, fra macchine che scivolavano, incidenti, tutto e di più, tutto e di più. E alla fine ha vinto Perez, però non lo sappiamo, perché come per magia la FIA, la federazione e molti passi indietro alla Formula 1. Tu non dovevi prendere una decisione. Ha fatto una regoletta quando c'era la safety car in campo e in pista. Ha fatto una regoletta a Perez. Lo dovevi subito penalizzare. Tu, non penalizzando Perez, ha messo a rischio la gara di Leclerc. La gara di Leclerc, tu l'hai messa a rischio la gara di Leclerc. Perché ha fatto un errore quando c'era la safety car. Scusate, ho dato un messaggio. È quel momento dove prende subito una decisione, non dopo la gara, perché ora la gara è finita con Perez che ha vinto. Che facciamo? Facciamo una buffonata della promozione, poi dopo 20 minuti ci dice che Perez non ha vinto? Per magia, ogni volta che si deve prendere una decisione sulla Red Bull, ogni volta che si deve prendere una decisione sulla Red Bull, c'è questa incognita, non so perché. Allora, c'è stata a Monaco che le due macchine hanno passato. È stata la linea gialla e hanno fatto finta di niente. A Coso, in Olanda, Tsunoda ha fatto quello che ha fatto con Alfa Tauri. Oggi Gasly si è fatto superare come niente da Verstappen. Io so che siete della stessa scuderia, però siete due macchine diverse. Si deve lottare perché se qualcuno forse si dimentica, c'è pure qualcuno che scommette sulle gare di Formula 1, capito? Allora, questo schifo non si deve vedere. Ogni volta che si deve prendere una decisione che va contro la Red Bull, vediamo questa incognita, questa cappa che nessuno vuole decidere. Ma che avete paura della Red Bull? Se avete paura della Red Bull, la federazione deve fare un passo indietro. Dite, non siamo in grado di fare federazione, non siamo in grado di fare i giudici, non siamo in grado di fare gara di direzione. Ogni volta che c'è un problema che può andare contro la Red Bull, succede sempre questo casino. Perez, diciamolo, ha meritato di vincere. È partito primo, con un errore di Leclerc alla partenza. Ha tenuto il primo posto dal primo all'ultimo giro, sempre primo. Sempre primo. Leclerc ha sbagliato la partenza. Poi ha sbagliato pure quando ha fatto il pit stop. È entrato troppo lungo e lì ha perso 30 secondi. Perché 3 secondi, no 30, 3 secondi. 30 secondi, 3 secondi, perché i meccanici a quel punto si sono dovuti spostare e lì ha fatto lui un errore. Sainz, la macchina non è stata mai performante per tutto il weekend, però ha portato per un momento un terzo posto fondamentale per la cosa costruzione. Verstappen è disastroso, un gran premio di Verstappen disastroso. Può parlare, comincia a parlare, comincia a essere pure un po' antipatico. Verstappen in questo momento comincia a essere pure un po' antipatico. Guarda la gara che se poi mercoledì succederà quello che pensano tutti, che il budget cap, la Red Bull l'ha superato, voglio vedere poi come va a finire. Noi ancora non parliamo di budget cap perché sono insinuazioni. Poi mercoledì, quando si deciderà, sempre se la FIA decide di decidere, perché a quel punto, se tu non decidi, giustamente McLaren e Ferrari vorranno vedere i bilanci. A quel punto vogliono vedere tutti quanti i bilanci. Perché se la Red Bull ha commesso un errore, perché parliamoci chiaro, si parla di poche centinaia di milioni di euro, però quei poche centinaia di milioni di euro sono 3 millesimi a gara, sono i 3 millesimi a gara. Qua parliamo di millesimi, parliamo di millesimi. Singapore, un gran premio bellissimo, sotto la pioggia, è stato come l'ultimo sopravvissuto. Hamilton ha fatto una gara perfetta. Dispiace per Alonso, per la sua 350ª gara che non è riuscita a terminare. Ma Schumacher è ormai un corpo estraneo all'AS. Si è rotto qualcosa. Sicuramente a fine stagione lui se ne andrà. Forse lui crede solo perché ha il nome di meritare una macchina più competitiva. Però ricordati, Mick, non è perché ha il nome ti devono dare una macchina più competitiva. Altre cose che dire. Norris è arrivato quarto, Ricciardo è arrivato, mi sembra sesto, se non mi sbaglio. Ricciardo mi sembra sesto, sì. Poi ancora non mi ricordo, però mi sembra sesto. Altre cose, Hamilton, il primo suo match ball per vincere il mondiale, è saltato.
No, Verstappen, primo match ball principale è saltato, ma fra una settimana può vincere tranquillamente in Giappone. Sempre tutto quello che si decide mercoledì, perché mercoledì si decide tutto, perché se mercoledì. Ma io tanto sono già convinto, come oggi, ragazzi, oggi, per lo stesso errore fatto da Perez, Vettel ha dovuto fare un passo in pista, nel pit stop, è dovuto entrare nel pit stop. Nel box dei meccanici, cioè lui la perde fra i 20 e i 25 secondi. Semplice. Se la legge vuole per tutti, Perez deve prendere quella se, deve prendere quella, come si chiama, proprio quella penalità. Se poi in casa Red Bull possono fare tutto quello che vogliono, sempre e comunque, è un altro problema. Comunque sul campo ha malevato Perez, poi ha fatto quell'errore o quella fesseria, non si sa se è stato un errore o una fesseria, per me è stata una fesseria, perché tu ormai avevi il Gran Premio in mano, dove stai solo concentrato quando c'era la safety car in campo, in pista, invece hai voluto esagerare e se hai sbagliato, come Vettel in passato ha sbagliato e ha pagato, devi pagare pure tu. Per il momento restiamo con Perez primo, secondo Leclerc e terzo Sainz. Per altre cose, Verstappen oggi non vince il mondiale. Ennesima bella prestazione di Hamilton, che forse ha capito che finché è una macchina forte, sei il più forte di tutti. Poi quando è una macchina che non va come deve andare, deve essere il pilota. E io ho sempre detto che in questo momento l'unico vero pilota che mi piace, che è un vero pilota che con una macchina non al top riesce a fare meravigliose cose, è Leclerc. Se Leclerc darebbe una macchina come si deve, secondo me vincerebbe più di un mondiale. Per altre cose, ci aggiorniamo domani nell'angolo del pit stop, che parleremo di tutto, della classifica, se a Perez hanno deciso di fare la penalità oppure no. E anche andremo a vedere per la decisione di mercoledì per il Budget Cup contro la Red Bull. Per altre cose andate sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook The One TV. Per altro ci stiamo lì. Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, andate al mio canale, iscrivetevi, attivate la campanella per essere sempre aggiornati per tutto. E come dice sempre Davide, forza Ferrari e ciao!